Buongiorno, buongiorno e bentornati a Il Sogno nel Cuore su Radio CRC. Come sempre, io sono Luca Cerchioni e al mio fianco Floriana Messina. Buongiorno a tutti, buongiorno Luca, buongiorno Chiocciolini. Buongiorno a tutti i nostri follower Chiocciolini. La puntata è ricca di ospiti, il GR è stato lunghissimo. Ricchissima. Sì, siamo andati lunghissimi col GR, quindi direi di lanciare subito la sigla. Ma questi cori da stadio sono pazzeschi. Ma a me sembrava il cane che abbaiava quando mi ritiro, sai, con l'auto. E mi poteva sembrare, però poi ho ascoltato bene e sono proprio quei cori da stadio, capito? È vero. Tipo, capito? Come? Vabbè, chiudiamo qui. Allora, la sigla ci ricorda che questo programma è condotto da Diego, Floriana e Cerchione. Diego ancora non c'è, come sempre, come tutti i giorni, un forte in bocca al lupo al nostro amico e collega Diego Armando Maradona. Speriamo di vederci presto, Diego. Assolutamente sì. Ma noi andiamo avanti e passiamo subito agli argomenti del giorno, caro Luca. Bravissima, gli argomenti del giorno sono che domani la nazionale gioca, quindi giornata di vigilia oggi, domenica c'è Napoli-Milan e parliamo di tutto questo e anche di Benevento con Luca Caldirola, difensore del Benevento. Buongiorno Luca. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai? Bene, bene. Ti ho visto tutto in ottima bene. Forma, Ci proviamo. Ci proviamo. Vai Flo. Buongiorno Luca, sono Floriana Messina. Buongiorno. Quanto è difficile il passaggio dalla Serie B alla Serie A? Difficile, difficile perché è proprio un cambio totale. Anche la qualità, insomma, dei giocatori è diversa. È un campionato difficile che rispetto alla Serie B porta. Devi stare molto, molto, ma molto più concentrato. Beh, è vero, è vero. Solo dal punto di vista della concentrazione, Luca, oppure c'è anche una preparazione atletica differente? No, diciamo un po' tutto, la concentrazione diciamo che è la base, però ovviamente anche dal punto di vista atletico e anche tecnico ovviamente la qualità si alza. Beh, sicuramente, sicuramente. Voi siete partiti discretamente bene, Luca, poi c'è stato un piccolo blackout. Cosa è successo a questa squadra e come Pippo Inzaghi ha provato a spronarvi? Ma sì, siamo partiti bene, poi dopo c'è da dire anche che abbiamo incontrato squadre come Napoli, Roma e Inter, quindi anche partite difficili. Purtroppo solo l'ultima partita con lo Spezia che c'è stato un blackout generale, speriamo non ricapiti più. Abbiamo avuto questa settimana per lavorare durante la sosta nazionale e visto lo conosciamo, è uno che ci tiene, è uno che è un emotivo, quindi... Insomma, credo che dalla prossima partita con la Fiorentina si vedrà un Benevento diverso. Beh, noi ce lo auguriamo, siamo tifosi del Benevento, vi stiamo seguendo da inizio campionato, ci sentiamo praticamente tutte le settimane, quindi il nostro augurio più grande è che arrivi una salvezza tranquilla. Lo speriamo, speriamo. È vero. E Luca, con il Benevento hai affrontato sia l'Inter che il Napoli. Quale delle due squadre ti sembra più attrezzata per arrivare in testa alla fine del campionato? Ma sono due squadre fortissime. Io credo che l'Inter abbia la rosa più ampia, però il Napoli da quando è arrivato Gattuso insomma ha svoltato. Quindi credo siano due squadre da primi tre posti, però il calcio è un pallone rotondo e quindi è anche difficile pronosticarlo. Però io credo che l'Inter abbia qualcosina in più a livello di organico. Beh, questa è una notizia molto interessante perché da inizio anno ci vantiamo di avere una panchina lunga, però nelle ultime uscite del Napoli, quando Gattuso ha provato ad azzardare un turnover un po' più accentuato, effettivamente i risultati hanno stentato ad arrivare. Forse Luca Caldirola ci ha individuato quale possa essere il problema. Innanzitutto io ringrazio infinitamente il Benevento del presidente Oreste Vigorito e il responsabile della comunicazione Antonio Sasso per averci dato la possibilità di avere in diretta con noi Luca Caldirola. Detto ciò, Luca, io sono molto curioso di sapere, visto che tu hai affrontato, come dicevi prima, Roma, Inter, in ordine Inter, Napoli e Roma, chi ti è sembrato più pronto per la Serie A fra Romelu Lukaku, Edin Dzeko e Victor Osimhen? Parlando di tre giocatori... insomma, come Dzeko e Lukaku che hanno già dimostrato nel campionato italiano che insomma sono dei campioni. Osimhen mi ha impressionato molto perché ha qualità incredibili, ha accelerazione e velocità, penso siano impressionanti e credo si sposi bene col calcio che fa il Napoli.
Beh, sicuramente Victor, la sua velocità e la sua fisicità aprono molti spazi pure per le incursioni dei tre che sono alle sue spalle, correggimi se sbaglio. Sì, Lozano, vedi Mertens, vedi Insigne. Sicuramente, poi anche molto giovane, quindi insomma ancora una carriera lunghissima. È stato difficile marcarlo? Sì, perché come ho detto prima, a questi livelli devi sempre stare attento, perché basta che sbagli una minima cosa e questi campioni ti puliscono. Quindi sicuramente è complicato marcarlo. È vero. Luca, su cosa ti ha aiutato a migliorare mister Pippo Inzaghi? Ma sicuramente sul comandare la difesa, sull'aiutare i compagni, perché lui è uno a cui ci tiene molto. Sul fuorigioco? Sicuramente. su quello ce la fa, speriamo ci aiuti. Quindi a parte, vabbè, il comandare la difesa, ma anche forse non solo da un punto di vista tecnico, anche da un punto di vista caratteriale, di approccio ai compagni. Sì, assolutamente. Poi anche dal punto di vista magari offensivo, perché prima, diciamo, non era un giocatore che segnava molto, invece con lui ho cominciato anche a fare qualche gol, quindi sicuramente grazie anche ai suoi schemi su palla inattiva qualcosa in fase offensiva riesco a farla. Bene, bene, bene. L'ultima da parte mia per quanto concerne il Benevento, poi magari parliamo per qualche minuto del Napoli, se ne hai piacere. Sono molto curioso di sapere questa storia riguardo la Padula in nazionale peruviana. Floriana Messina settimana scorsa ci ha fatto vedere. Io sono rimasta per ore a guardare quella foto, è incredula e ho riso tantissimo. Cioè, ma non so se allora Floriana si riferisce a un santone peruviano che ha fatto un altarino per Gianluca Lapadula. Con la foto di Gianluca Lapadula insieme a delle candele, altri cimeli, insomma, non ricordo. Non ricordo cosa c'era in questa foto, però erano tutte cose molto particolari, tra l'altro legnetti che fumanti. Sì, Luca, la domanda concreta che volevamo farti è come l'ha presa Gianluca Lapadula il fatto di essere una rockstar in Perù, ecco. È vero. No, ma lui è contentissimo perché è già da un po' di tempo che sognava di giocare per la nazionale del Perù. Quindi quando era partito era... Ma lui l'ha vista questa foto? Dove questo... Io non l'ho vista, no, non l'ho vista. Ah, non l'hai vista? È questo no. Santone peruviano che ha fatto insomma questa sorta di rito magico per la Padula. Ti invito ad andarla a vedere perché è davvero molto divertente. Ho visto che è stato accolto un po' come un re lì in Perù, quindi insomma presumo sia contento. Ma è bellissimo, guarda, questa è una storia fantastica perché poi fondamentalmente Gianluca Lapadula aveva anche fatto una presenza in nazionale italiana, quindi ha dovuto fare un processo molto lungo per potersi aggregare al Perù ed è stato accolto in Perù come davvero come una rockstar. Noi siamo rimasti settimana scorsa quando è arrivata la notizia, Floriana sai bazzica molto sui social, ci ha fatto vedere cose allucinanti. La cosa più particolare è stata per l'appunto questa dell'altarino, ma ce n'erano tantissime. Cioè, lui sembra davvero un dio in Perù. Cosa vi ha raccontato al riguardo? No, ti ripeto, lui era molto contento. So che si è anche fatto un tatuaggio sul braccio che non so, dovrebbe riguardare qualcosa sul Perù, ora non ricordo, però insomma, ripeto, ci teneva molto a giocare per il Perù, ha fatto il possibile. Mi ha raccontato che era anche un po' diciamo lunga la situazione per avere il passaporto, insomma, per non so, per riuscire a giocare in nazionale, quindi è proprio una cosa a cui teneva molto. Sì, è vero. Facciamo un grande in bocca al lupo quindi a Gianluca Lapadula. Assolutamente sì, ed è stato anche molto bravo a trovare spazio sulle sue braccia per farsi un altro tatuaggio. Infatti, Gianluca è completamente tatuato. Luca, ritorniamo al calcio. Tra i difensori del Napoli c'è qualcuno a cui tu ti ispiri? Ma sicuramente Koulibaly è diciamo è il giocatore del Napoli che mi piace di più, però insomma c'è anche Manolas che è un grandissimo giocatore. Io penso che il Napoli come fase difensiva, come centrale di difesa è messo veramente bene. E beh, effettivamente abbiamo Amir Rahmani che l'anno scorso ha fatto un grandissimo campionato, è arrivato, comprato a gennaio in pompa magna, annunciato in pompa magna dal Napoli e ad oggi non è riuscito ancora a fare l'esordio proprio perché davanti a due vecchie volpi come Kalidou Koulibaly. Anche lui è un giocatore che ha dimostrato anche lui di essere un grande giocatore, quindi sicuramente avrà spazio.
Certo, è vero, è vero. E, Luca, un'ultima da parte mia per Luca Caldirola. Tra i calciatori del Napoli, sai, c'è sempre questa diatriba di dire per me Insigne è il top player, per me Koulibaly è il top player, Nolo e Mertens. Secondo te il vero top player del Napoli, sia per caratteristiche tecniche che caratteriali, chi è? Ma io ho avuto la fortuna di giocare con lui in Nazionale Under 21, quindi per me Lorenzo è il trascinatore, il capitano, è il simbolo di Napoli, napoletano, insomma, secondo me è quello che più rappresenta il Napoli in questo momento. Ti aspettavi una sua crescita dal punto di vista caratteriale così importante? Diciamo sì e no, perché comunque è un attaccante, diciamo, di solito sai, i trascinatori sono sempre centrocampisti, difensori di solito, però lui, come lo stesso fatto di Rapadura, ci tiene veramente tanto a Napoli, che penso abbia tirato fuori un qualcosa in più per diventare il giocatore più carismatico del Napoli. Certo, certo. Luca Caldirola, tu hai affrontato il Napoli e hai giocato sia contro Osimhen che contro Petagna. Cosa cambia nella formazione azzurra con l'uno e l'altro attaccante? Ma con Osimhen sicuramente cercano un po' di più la profondità, mentre Petagna è un po' più statico, tra virgolette, a cui può giocare la palla addosso e poi magari cercare l'inserimento delle mezzali o degli attaccanti. Ok, quindi diciamo che si verticalizza un po' di più, si cerca di più la profondità in velocità con Victor Osimhen, mentre invece con Petagna si cerca il cross al centro. Certo. Cosa che poi è arrivata e, se non erro, ha fatto il 2-1 contro di voi, giusto Petagna? C'è stata quella prodezza di Insigne. A proposito di Insigne, prima di lasciarci, ma Roberto ti ha detto poi cosa si sono detti, quel famoso audio con la mano davanti alla bocca? No, non lo so, ho letto anch'io qualcosa. Sì, non lo so. Intervista qualcosa, ma... Luca, non ti crediamo, chiudiamo qui. Ti ringraziamo, allora... Ti crediamo, scherziamo. Allora ringraziamo ancora una volta il benevento del presidente Oreste Vigorito e il responsabile della comunicazione Antonio Sasso per averci concesso ai nostri microfoni il difensore Luca Caldirola. Grazie mille Luca. Grazie Luca. Grazie a voi, buona giornata. Buona giornata. Buona giornata. Allora, seconda bomba della giornata, entro la fine di questa settimana potrebbe arrivare la firma sul rinnovo contrattuale di Rino Gattuso. Questo ci fa strapiacere. Amo. Scusami, ti ho chiuso il microfono. Hai chiuso il microfono. No, ero sovrappensiero, sì, stavo pensando. Notizia di stamattina letta su alcuni quotidiani che pare che Rino Gattuso debba firmare questo benedetto rinnovo contrattuale entro la fine di questa settimana. Sì. Io, Florea, sono un po' scettico. Perché? Per la fine Ma di questa settimana. Ma sempre per la famosa clausola? Ma al Napoli quando si dice che una cosa è fatta ci sono ancora 412 pagine da leggere, quindi diventa tutto un po' complesso. Ritornando invece al calcio giocato, abbiamo detto che domani ci sarà la partita dell'Italia. Sì. Domani sarà però, se non vado errato, una amichevole. Ti recupero un attimo il partitone che faremo domani. Contro chi? Non lo trovo adesso in questo momento, lo diciamo dopo. Ieri sera ho visto una storia di Lorenzo Insigne, non so se l'hai vista anche tu. Sì, dove cantava insieme a Donnarumma e Di Lorenzo. Molto esatto. Simpatica. E cantavano questa canzone di Gigi D'Alessio, di Gigi D'Alessio. Annare, se non vado errato. Sì. Sì. Allora, Antonio Esposito dalla regia ci viene in soccorso. Domani l'Italia gioca con la Bosnia fuori casa. Ecco. Ed è una partita di Nations League. Probabilmente non avendo giocato la prima delle tre partite della nazionale, Lorenzo Insigne domani sarà ancora in campo. Mm-hmm. Cosa ne pensi al riguardo, Floriana? Beh, Lorenzo Insigne è un giocatore straordinario, quindi io sono davvero felice per tutto il percorso che sta facendo e sono orgogliosa da napoletana di avere un giocatore così nella nostra squadra. Beh, questo è assolutamente vero, però secondo me alcuni i calciatori andrebbero, ecco, in queste pause nazionali. È vero, domani si gioca per la Nations League, tutto a posto. Non dice, vabbè, giocando. Potrebbe fare riposo in virtù della partita del, ecco, contro il Milan domenica, appunto, sicuramente. Appunto. Speriamo che Mancini magari faccia un turnover e provi altri calciatori al posto di Lorenzo Insigne. Pagina di Radio CRC dove tutti i giorni vanno in onda le nostre dirette, oppure interagire con noi al 38
338-2222-777 tramite WhatsApp, o addirittura chiamare al nostro centralino 081-571-1969. Floriana, dimmi, abbiamo un altro ospite tra poco? Sì, abbiamo un altro ospite ancora, fra poco, no. Non ancora. Però stavamo dicendo della partita del Milan di domenica, che sì, allora, non è una partita da sottovalutare. Assolutamente Luca. No, chiudiamo il capitolo nazionali per quanto concerne la Nations League. Anche perché tra l'altro ricordiamo che non abbiamo Osimhen, che si è fatto male. È vero. E a tal riguardo ne parleremo approfonditamente con il nostro prossimo ospite. Chiudiamo un attimo il capitolo nazionali, così non ci ritorniamo più. L'Italia è in testa al girone di Nations League con 9 punti. Al secondo posto c'è l'Olanda, che segue con 8, e al terzo posto c'è la Polonia, che segue a 7 punti. A 2 punti c'è la Bosnia Erzegovina. Domani ci sarà questa sfida tra Italia e Bosnia, e con la speranza ovviamente che tra Olanda e Polonia ci sia qualche punto perso da qualcuna delle due, o addirittura per entrambe nel caso in cui ci sia un pareggio, in maniera tale che l'Italia possa fare questo allungo decisivo, certo, e poter affrontare le prossime soste delle nazionali magari testando dei giovani piuttosto che convocare ragazzi già impegnati con le proprie squadre di club. Concordo con te, Luca. Tutto ok per quanto concerne il capitolo nazionale. Interessantissima la sfida di domani tra Dzeko e il Gallo Belotti. Vedremo chi la spunterà. Direi che è ora, come dici tu, di parlare di Napoli. Domenica sera alle 18 abbiamo questa importantissima partita di campionato fra il Napoli ed il Milan. Ricordiamo un attimo la classifica. Il Milan guida la classifica della in Serie testa, A di quest'anno, sì, sì, assolutamente, però diciamo che la differenza è minima, al punto che il Napoli con una vittoria, il Milan è a 17 punti, il Sassuolo secondo con 15, e c'è poi il Napoli terzo a 14. Ricordiamo che il Napoli ha avuto una sconfitta a tavolino contro la Juventus e anche un punto di penalizzazione. Bravissimo, questo è da ricordare. Questo, assolutamente, quindi sì. Potenzialmente, qualora le cose dovessero ribaltarsi di fronte al collegio arbitrale del CONI e dovessimo riuscire a rigiocare la partita e vincerla, potremmo per assurdo essere a 18 punti, quindi già essere capolista sopra il Milan. Sì. Questo non ci interessa, sono situazioni al di fuori del campo, vero Florian? Assolutamente, adesso concentriamoci su quello che dobbiamo affrontare, che domenica, tutte le altre partite che deve disputare il Napoli, e poi insomma si capirà come andrà a finire questa storia tra Juve e Napoli. Beh, sicuramente secondo me domenica si gioca una grossa fetta di chi sarà la concorrente vera per la concorsa per il concorso verso lo scudetto, dici? Sì, allora secondo me tra Milan e Napoli ce ne sarà una che andrà poi a concorrere con l'Inter e la Juventus, perché poi fondamentalmente l'Inter è quella forse più attrezzata, la Juventus è la storica. È chiaro che il Napoli, diciamo, parte da outsider quest'anno, ma l'obiettivo è ben evidente. Assolutamente. Si punta allo scudetto. Allo scudetto, sì. Parlavi dell'infortunio di Osimhen. Domenica dobbiamo fare a meno di Osimhen, quindi bisogna vedere Gattuso chi schiererà in campo, se Petagna oppure Mertens. Questo è un dubbio amletico, perché in realtà se Gattuso vuole continuare con il 4-2-3-1, a meno che non se la senta di lanciare subito in campo Zielinski dal primo minuto e metterlo trequartista, di conseguenza poi può sganciare Mertens e metterlo in prima punta, c'è questo ballottaggio. Se solo in due casi, ecco, questo, oppure se ci sarà il 4-3-3, ritorno al 4-3-3. In questo caso Gattuso dovrà decidere chi schierare come prima punta tra Dries Mertens, autore anche lui. Tu chi schiereresti, Luca? Io lascerei il 4-2-3-1 e farei giocare Petagna, perché secondo me Petagna è all'altezza della situazione. Sì? Assolutamente sì. Io credo che Petagna, ti ripeto, la mia teoria è sempre la stessa. Lui viene da 3 anni in cui ha sempre giocato in squadre che dovevano salvarsi. Negli ultimi 3 campionati ha fatto 30 gol, non è l'ultimo arrivato. Ecco, va bene, nemmeno Mertens però. No, assolutamente, ma Mertens io lo lascio trequartista. Trequartista. Sì, assolutamente. Se facciamo 4-3-3, ritorniamo al modulo dell'anno scorso. Credo che Bakayoko centrale di centrocampo, sinistra, destra, Elmas e Fabian Ruiz,
se Zielinski non è ancora pronto. E davanti metto sempre Mertens, non c'è alternativa per me. La prima scelta resta Mertens, è in dubbio come cosa, è fuori discussione. Io credo che la prima scelta, anche forse su Osimhen quest'anno, sarebbe sempre Mertens, ed è il motivo per il quale poi Gattuso ha scelto di cambiare modulo, di provare questo 4-2-3-1. Vedremo la sosta delle nazionali con 15 azzurri impegnati in giro per il mondo quanto abbia potuto ledere, incidere assolutamente. Come torneranno? Questa è la cosa che ci preoccupa di più. È vero. Come disse Gattuso dopo la Real Sociedad, cioè, la mattina si svegliano, la mattina fanno il segno della croce per sperare, per scongiurare eventuali positività al Covid. Allora io direi che se il DJ Maravolo ci assiste, lancerei un mini spot per poi rientrare in studio. Allora, terza pompa della giornata. Gattuso, in vista di Napoli-Milan di domenica, prepara una gabbia formata da Bakayoko e Manolas contro Ibrahimovic. Mi piace questa cosa della gabbia, Sì, oddio, non userei questo termine perché poi, diciamo che se consideriamo il senso lato di Zlatan come leone, e lui è il leone, esatto, le due pantere, capito? Anzi, la pantera Bakayoko e come potremmo definire Manolas? Il leopardo Manolas. Non lo so. E lui intrappolato in questa gabbia. Mi piace questa, sinceramente, questa metafora, non ho, di Gattuso. Non ho tutta questa fantasia, però ma può essere, ci sta magari. Speriamo, che... speriamo, dai. Allora, speriamo innanzitutto di fare un'ottima partita dal punto di vista difensivo, perché non dimentichiamo che il Milan non ha solo Zlatan Ibrahimovic, ma ha giocatori del calibro di Hakan Çalhanoğlu. Ha dei terzini fluidificanti molto 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 forti che si inseriscono, come Theo Hernandez, giocatore che ha attirato insieme ad Hakimi le tue attenzioni anche dal punto di vista del fantacalcio. Ricordiamo che nella tua rubrica riguardante il fantacalcio avevi ovviamente segnalato i due terzini. Beh, il Milan ha una grande rosa, molto giovane, però una grande rosa, quindi potrebbe sorprendere, come no, ecco. Guarda, ieri sera a Sky ha parlato il portiere dell'Hellas Verona, Silvestri, e ha detto che ha fatto fare una riflessione un po' a tutti, dicendo che giustamente Donnarumma è un ragazzo di 21 anni che ha già un'esperienza da veterano alle spalle. È vero. Tu se pensi a Gigio Donnarumma, gli dai 30 anni per la carriera che ha fatto, invece ne ha solo 21. Gli dai 2-3 campionati almeno, 3-4 campionati almeno alle spalle. Ma sono tutti giovanissimi. Hernandez ne ha 22, Kessi ne ha 23, Donnarumma 21, quindi sono davvero tutti piccolini, È vero, è vero. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite, che è Valeria Grasso. Buongiorno Valeria. Sì, salve, buongiorno. Ciao a tutti ragazzi e a tutti i vostri ascoltatori anche. Come sta innanzitutto? Io bene, come tutti, in questo periodo in smart working, quindi viviamo il momento sperando, ecco, come me, io sono una che pensa sempre positivo, non nel senso del Covid, come ottimismo, e quindi cerchiamo di viverla così, insomma, cioè, sperando che passi tutto presto, ecco, per tutti noi. Certo, ce lo auguriamo tutti. Valeria, prima di passarti Floriana, possiamo darci del tu? Ma certamente, già ve lo sto dando io a voi. Perfetto, perfetto. Valeria, buongiorno, sono Floriana Messina. Sì, ciao. Nelle ultime settimane si fa un gran parlare del rinnovo contrattuale di Gattuso. Lei ha notizie in merito? Allora, per il rinnovo di Gattuso abbiamo sentito varie volte anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che il Napoli ci tiene tantissimo e ci sta lavorando. Io ritengo che Gattuso stia facendo un ottimo lavoro e lo ha dimostrato sul campo, anche lui, ecco, in questo periodo abbastanza balordo è riuscito, secondo me la cosa principale, a tenere la squadra concentrata e sempre sul pezzo, tranne in qualche caso, ecco, ma ci può stare. Quindi ha ottenuto, come si è letto anche sui social, come su internet, insomma sui giornali, che il fatto che comunque questo contratto sia, cioè vengono escluse tutte quelle clausole che lui non prediligeva, e quindi insomma, ecco, la cosa dovrebbe andare in porto tranquillamente. Certo. Beh, ce lo auguriamo. Abbiamo letto su qualche testata oggi che addirittura Gattuso potrebbe rinnovare entro questa settimana. Ne sai qualcosa in più? Ma
ecco, se ne sta parlando proprio cose precise sulla data e sulla scadenza, no, ma ecco, veniva dato per certo già qualche giorno fa, quindi non mi meraviglierei se entro questa settimana si arrivasse, insomma, a una decisione definitiva. Diciamo che per il bene anche del lavoro della squadra, dei giocatori, della serenità dell'allenatore, di tutti i tifosi, sarebbe meglio che questa situazione, ecco, venisse risolta, ecco, a stretto giro, affinché poi, ecco, rimanga soltanto il campo e Gattuso abbia la serenità e la concentrazione per poter già da domenica, insomma, ecco, verranno un po' delle partite impegnative, quindi ce lo auguriamo tutti. Certo. E Valeria, sai qualcosa in più riguardo l'infortunio di Osimhen patito contro la Nigeria, con la Nigeria? Almeno sappiamo se si è fatto male al gomito o alla spalla, non si sa. No, e infatti anche questo, devo dire, è abbastanza, ecco, ci ha lasciato tutti abbastanza così sorpresi, anche perché ci sono alternate delle notizie abbastanza varie, ecco, però ecco, da quello che so io è che in effetti, diciamo, non dovrebbe essere una cosa grave, perché ecco, esiti strumentali dei vari accertamenti hanno tranquillizzato, insomma, lo stesso staff medico, insomma, e tutti coloro che appunto magari attendevano notizie in merito. Quindi ritengo che magari quando tornerà in Italia, come penso sia in queste ore, il giocatore verrà rivisto, perché poi, ecco, io ho lavorato per tanti anni, no, per lo staff medico del Napoli, per il dottore De Nicola. Diciamo che quando avveniva un infortunio di un giocatore diciamo in terra straniera con le nazionali, poi la cosa più importante, al di là del confronto con il medico della nazionale a cui appartiene il giocatore, è sempre poi rivedere il giocatore qui al rientro, come ha reagito all'infortunio, fare ulteriori accertamenti, però le notizie che abbiamo letto sono abbastanza tranquillizzanti, e quindi soltanto bisogna capire se il giocatore potrà essere o meno a disposizione di Gattuso per la partita col Milan. Certo. Beh, questa è una grossa incognita, ma pare che si vada verso il forfait dell'attaccante nigeriano per la gara contro il Milan. Non mi meraviglierei, sinceramente. Infatti. Avuto una posta, ecco, ma anche minima, voglio dire, il giocatore non si rischia per una partita, insomma, ovviamente c'è da essere un po' più prudenti, e sinceramente, seppure una botta che non ha destato queste preoccupazioni, ecco, non si è parlato di frattura e di null'altro, però per un discorso di prudenza il giocatore dovrebbe essere, diciamo, risparmiato per questa partita. Assolutamente sì. Valeria Grasso, io volevo invitarti a fare una riflessione. A me il Milan e il Napoli sembrano due squadre abbastanza simili. Ti spiego. Pioli, Gattuso, due allenatori abbastanza giovani, con belle idee, che hanno portato innovazioni alle squadre, hanno risollevato le sorti delle squadre, eccetera eccetera. Koulibaly, Romagnoli sono tra i due centrali forse più importanti, sicuramente più importanti della Serie A. Bakayoko, che sì, sono molto simili, ma uno è più fisico come Bakayoko, l'altro è più tecnico come Frank, che sì, ma più o meno siamo lì. Ibrahimovic, qualcuno ha detto che Osimhen sarà il futuro Ibrahimovic. Tutto questo viene meno a causa del Covid, perché abbiamo Pioli positivo al Covid, non si sa quando rientreranno i nazionali, come, in che condizioni si troveranno. Sappiamo per certo, che al 99% che Osimhen non ci sarà. Quanto può essere considerata regolare una stagione come questa? Ma ovviamente è un discorso che ci poniamo tutti quotidianamente. È un campionato anomalo, è abbastanza falsato, per non dire del tutto falsato. Si cerca di andare avanti giorno per giorno, ecco, cercando di non perdere tanti pezzi lungo la strada. Stamattina leggevo anche di Morelli, cioè del vice di Pioli, che è positivo anche lui. Però c'è la volontà, per mille motivi, me lo insegnate voi, quelli economici, quelli contrattuali, che insomma spingono comunque e in ogni caso il campionato italiano ad andare avanti. E io penso che diciamo, fino a che si può si va avanti,
se poi dovesse subentrare, ecco, se poi una squadra dovesse avere, ritengo, tanti giocatori esclusi per il coronavirus in rosa, e allora a quel punto si comincerà a farsi magari qualche domanda in più. Ma diciamo che al di là di questo sappiamo perfettamente che ogni partita rappresenta un, tra virgolette, rischio per i giocatori. Perché se anche risultano negativi oggi, domani o dopodomani possono essere, nel frattempo hanno giocato una partita. Insomma, ecco, una situazione molto 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 delicata, e quindi non ci sono, ecco, ce l'ha insegnato anche il discorso Juventus-Napoli, non ci sono delle regole ferre che non possono essere non rispettate, ecco, perché è impossibile in una situazione di questo tipo, è impossibile. Allora voi mi dite che secondo te dovremmo interrompere il campionato? Sarebbe meglio interromperlo? Questa pure è una bella domanda a cui, ecco, con il cuore dico di no, per un discorso, perché comunque, ecco, il campionato di calcio ci tiene compagnia, per noi che ci lavoriamo, oppure per coloro che lo seguono, comunque rappresenta uno svago, rappresenta un momento di gioia, no? Per tutti i tifosi, però la mente dice di sì. Certo, è lo stesso motivo per il quale la mattina tutti noi di Radio CRC scendiamo e veniamo in sede a continuare ad intrattenere i radioascoltatori. In un momento storico come questo è importantissimo il lavoro sociale che chi fa intrattenimento assume, perché è ovvio che tante persone, la stragrande maggioranza delle persone, sono chiuse in casa a causa delle varie zone rosse, e aumenta ancora di più la responsabilità di chi fa intrattenimento. Il calcio visto come intrattenimento avrebbe anche il suo senso. Il problema è che sappiamo benissimo che il calcio deve andare avanti onde evitare il default e il fallimento. Sì, purtroppo sì, però ecco, magari se uno pensa che sono in ballo comunque le condizioni fisiche di ragazzi che sono sì giocatori, ma sono dei ragazzi, sono degli uomini, quindi questo dà un po' da pensare, però non lo so, ripeto, fa parte di un periodo talmente balordo che con tanti punti interrogativi, tante incertezze, momenti bui, momenti di maggiore conforto, insomma di speranza, ecco, per il discorso del vaccino, che è molto molto difficile perché sta anche in delle posizioni di responsabilità prendere delle decisioni. Vero, Valeria, ci salutiamo con due notizie dell'ultima ora. Il Napoli comunica in primis che tutti i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra sono risultati negativi, e Victor Osimhen salterà ufficialmente la gara contro il Milan. Eccovi. Beh, l'immaginavamo già, come avevamo già detto prima. Arrivati entrambi i tweet. Allora, ringraziamo infinitamente la giornalista Valeria Grasso per essere stata ai nostri microfoni. Grazie Valeria. Ragazzi, buon lavoro. A te. Grazie. Ciao. Prossimo ospite, il direttore di Teleclub Italia di Tutto Napolinet, Franco Molaro. Buongiorno, direttore. Ciao ragazzi, un saluto a te, un saluto ai radioascoltatori. Come stai innanzitutto? Bene, grazie, bene. Questo è quello che più ci interessa in questo momento storico. Floriana? Buongiorno direttore, sono Floriana Messina. Insigne ha dimostrato anche in nazionale di essere in grado di portarsi una intera squadra sulle spalle. Possiamo affermare che sia diventato un vero leader? Ma guarda, ti dico che proprio ieri nella nostra trasmissione a Teleclub Italia abbiamo trattato questo tema, e hai pienamente ragione, un giocatore che sta prendendo le redini di questa squadra, supportato da Gattuso, è un allenatore che gli ha dato grande spazio, e quindi Insigne ha saputo farlo, soprattutto ha capito, forse anche dopo quel periodo no particolare dell'ammutinamento, insomma di tutto quello che è successo nella scorsa stagione, che può diventare sempre più leader, non solo da capitano ma proprio da leader di questo gruppo, di questa squadra, di questa società, che in lui sicuramente si rispecchia in alcune cose, e anche in nazionale no, l'abbiamo visto, sta facendo vedere con di che passa è fatto, e questo è solo positivo per il nostro Napoli. Beh, assolutamente sì, in nazionale poi abbiamo visto anche un Mertens in grande spolvero. Domenica, direttore, cosa si aspetta di vedere? Un 4-3-3 con Mertens prima punta o il classico 4-2-3-1 con Petagna che sostituisce Osimhen? Ma guarda, queste notizie che stanno arrivando, insomma, non c'è ancora nulla di ufficiale, anche se l'amico
del calciatore pare abbia detto che insomma potrebbe saltare il Milan e potrebbe stare addirittura fermo qualche settimana. Da Sky arriva la notizia insomma che ci sarà un test nelle prossime ore, perché si aspetta che il ragazzo torni. Certo, senza Osimhen è un altro Napoli. Io non so se poi Gattuso proverà soltanto a mettere Petagna al posto di Osimhen, o potrebbe ritornare con Mertens prima punta. Non lo so se cambiando il modulo, facendo quindi il 4-3-3, oppure portando, che ne so, Zielinski dietro Mertens, oppure Fabian dietro Mertens, insomma cambiando la soluzione, anche perché abbiamo visto Petagna, sì, è un giocatore interessante, a me piace, però non so se per tutti i 90 minuti può essere lui la punta del Napoli, anche perché non ha le caratteristiche di Osimhen, è un giocatore un po' più pesante rispetto a Osimhen, meno scattante, quindi non lo so, mi aspetto delle novità, soprattutto se Osimhen rimarrà fermo per più di 2-3 partite. Ecco, direttore, ma concretamente si è capito cosa si è fatto questo Victor Osimhen? Ma guarda, te lo giuro, lo stiamo tentando di capire. È chiaro che c'è stato un colpo forte in questa caduta, forse la spalla, sicuramente la spalla, dove lui aveva questo vecchio infortunio. Poi bisognerà capire, come leggo dalle ultime notizie, ci sarà una consulenza ortopedica a Villa Stewart, addirittura lui calciatore andrà a Roma. Mi sembra chiaro che col Milan non ci sarà, vediamo di capire, speriamo che non debba, come dire, saltare troppe partite. Pensa che al di là del Regia di giovedì prossimo c'è la Roma, poi l'altra domenica, quindi insomma io almeno spero di recuperarlo con la Roma, però dobbiamo aspettare i referti medici. Sarebbe l'ideale riuscire, certo, a recuperarlo con la Roma. Francesco, Napoli-Milan di domenica deciderà, sì, quale delle due squadre lotterà per lo scudetto con Juve-Inter? Ma diciamo che è una bella possibilità. È chiaro che Napoli e Milan potrebbero essere comunque ancora protagoniste fino alla fine, non certo questa partita può cambiare il risultato. Se dovesse vincerla il Napoli, come noi ci auguriamo, sicuramente daremo una scossa ancora di più al campionato, anche perché a noi manca sempre un punto, manca di giocare quella sfida con la Juventus, vedremo come andrà a finire. Anche se dovesse vincerla il Milan, è chiaro che dall'altro lato i rossoneri proverebbero una mezza fuga anche nei confronti delle altre squadre. Vediamo la Juve e l'Inter cosa fanno, vediamo la stessa Roma, che è una squadra molto interessante. Quindi diciamo che domenica è una partita che delineerà un po' la prima parte di questa classifica della Serie A. Allora, direttore Francesco Molaro, l'ha già accennato lei, faccio un recap per i nostri radioascoltatori. Il Napoli avrà 10 partite in un mese, ma leggo solo quelle di campionato. Abbiamo Napoli-Milan, Napoli-Roma l'altra domenica, poi andiamo a Crotone per Crotone-Napoli, poi ospitiamo al San Paolo la Sampdoria, poi abbiamo due trasferte molto impegnative, la prima con l'Inter e la seconda con la Lazio, e infine chiudiamo questo tour de force in casa contro il Torino. Possiamo dire che le vere aspettative riguardo la stagione del Napoli si decideranno alla fine di questo ciclo? Beh sì, ma di tutte le squadre però, non solo il Napoli, perché insomma da qui fino a Natale praticamente tutte le squadre di Serie A, soprattutto per il vertice, capiranno quali sono le condizioni di questo campionato, sperando che tutto vada liscio, che non ci siano stop, che non ci siano problemi e che anche il Covid possa pian piano lasciarci. Non è solo il Napoli che si gioca il campionato in questo mese, ma se lo giocano un po' tutte le grandi squadre. Per il Napoli è un test fondamentale, anche perché il Napoli negli obiettivi c'è quello di ritornare, no? Nelle prime quattro, come spesso dice Gattuso, come spesso abbiamo sentito anche dai calciatori. Quindi diciamo, per il Napoli affrontare bene e uscirne bene anche con le partite di Europa League, io ci aggiungo quello, tu mi hai letto il campionato giustamente, però io credo che il Napoli nel girone di ritorno, chiamiamolo così, dell'Europa League, nelle prossime tre sfide
Comunque il Napoli vuole raggiungere la qualificazione. Assolutamente. Il Napoli non deve lasciare nulla al caso, già dalla prima partita, quella di giovedì, contro il Rijeka, archiviare la pratica contro il Rijeka, e poi arriveranno le due sfide importanti con gli olandesi, con gli spagnoli, però non bisogna fare passi falsi. Allora, direttore, a completezza di informazione, facciamo così, leggo tutto il calendario di questo mese, e così poi Florian, so che Florian scalpita per farle una domanda. Napoli-Milan, Napoli-Rijeka, Napoli-Roma, AZ Alkmaar-Napoli, Crotone-Napoli, Napoli-Real Sociedad, Napoli-Sampdoria, Inter-Napoli, Lazio-Napoli, Napoli-Torino. Questo è il novembre di fuoco del Napoli. Vedi come si incastrano queste partite, e alcune saranno importanti, e bisognerà veramente avere tutti gli effettivi pronti a una sfida continua, perché poi insomma tu giocherai due partite infrasettimanali, di cui una è proprio con l'Inter, che è comunque candidata alle prime della classe. Assolutamente sì. Certo. E Francesco, parliamo di quanto da lei accennato, ovvero la questione Juve-Napoli. Sì. Caso Juve-Napoli, pensa sia possibile ribaltare la sentenza di primo e secondo grado al CONI? Me lo auguro, ti dico la verità, me lo auguro, perché è un'ingiustizia, soprattutto quel punto di penalizzazione per me è terribile, perché il Napoli l'ha conquistato sul campo, l'ha conquistato vincendo quelle che furono le prime partite di questo campionato, poi è arrivato lo stop con il Sassuolo, quel punto a me pesa veramente tanto. Poi la sfida con la Juventus, è chiaro che la giochi, la dovresti giocare, la dovresti comunque disputare, e può finire in tutti i modi, anche se questa Juventus che stiamo vedendo per ora non credo possa far così paura al Napoli. Non lo so come va a finire, ti dico la verità, io ho paura che però per difendere il protocollo, per difendere questo campionato da altre eventuali situazioni del genere, potremmo anche non vincere la causa Alconi. Poi si andrà forse al TAR, si andrà al Consiglio di Stato, lì le cose potrebbero cambiare, perché c'è una giustizia ordinaria che non può dare torto al Napoli, però poi non so se questa situazione arriverà in tempi rapidi per giocare questa sfida. Speriamo entro la fine del campionato. Ma tieni presente che il calendario è fitto, l'abbiamo visto adesso, sì. Figurati tre partite a settimana dopo. Bravo, quello che succederà dopo, quindi diciamo che tutto va contro il Napoli in questa situazione, non so come, spero che il Napoli possa puntare a riavere almeno quel punticino, perché sarebbe veramente un'ingiustizia casomai arrivare secondi per un punto, anche arrivare quarti per un punto, però insomma potrebbe essere veramente una brutta storia. Direttore, noi ci accodiamo al suo augurio e speriamo che la partita si possa giocare sul campo e non nei tribunali. Ringraziamo infinitamente il direttore di Teleclub Italia di tuttonapoli.net, Francesco Molaro. Grazie direttore. Grazie a voi ragazzi, un saluto ai radioascoltatori e forza Napoli. Sempre. Entrati in studio è il sogno nel cuore. Io ringrazio infinitamente Floriana Messina per essere stata al mio fianco anche oggi. Grazie a te Luca, grazie a tutti per averci seguito e noi ci vediamo domani. Ringrazio DJ Robby Maravolo alla regia audio, ringrazio Mary G alla regia video, un grosso in bocca al lupo al nostro compagno di avventura Diego Armando Maradona Junior, lo stesso anche per il nostro collega Corrado Gabriele, ringrazio il nostro capo ufficio stampa, ringrazio tutto il nostro ufficio stampa che grazie a loro se riusciamo a fare tutte queste interviste ogni giorno anche in tempo di quarantena. Da Luca Cerchione, il sogno del cuore è tutto, ci risentiamo domani alle ore 13. A domani! Ciao!